Ok, questo talk è diviso in due parti. Nella prima parliamo di Scratch, nella seconda parliamo di Coder Dojo. Allora, intanto che cos'è Scratch? Scratch è un linguaggio di programmazione didattico e visuale, cioè è un linguaggio di programmazione che è stato creato apposta perché i bambini imparino a programmare, i bambini dai 5-6 anni in su. È nato all'inizio degli anni 2000, nel 2003, e è nato all'MIT. Praticamente è il nipote del Logo. Se qualcuno ha mai visto, ha mezza idea di che cos'è il linguaggio Logo, negli anni 80, anzi è degli anni 60 il linguaggio Logo, comunque poi capiamo perché. Questo uomo che vedete qui è un professore del MIT ed è il creatore del linguaggio Scratch, è professore al MIT e è anche dietro al Lego Mindstorm, cioè a quei progetti legati alle costruzioni poi motorizzati, controllati dal computer. Non so se avete presente le varie evoluzioni del Mindstorm. Allora, questo è il logo di Scratch e questo è il gatto sotto che rappresenta Scratch, che è presente nel, appena aprite il programma Scratch lo trovate. La versione attuale di Scratch è la 2. Qualcosa, gira su qualsiasi sistema operativo, cioè Linux, Mac, Windows, e gira sia offline che online, e via browser, e si appoggia su Adobe Air. E mentre la prima versione era un'altra cosa, quindi la versione ufficiale sarebbe quella che gira via browser, e poi c'è comunque quella offline che è praticamente completa, gira abbastanza bene anche su computer vecchi per quanto abbiamo potuto provare, cioè se gira Adobe Air gira anche Scratch. Noi l'abbiamo provato su scuole che hanno computer di solito molto vecchi, quindi Scratch è anche una comunità online, nel senso che basta iscriversi liberamente e si può prendere i programmi, le applicazioni fatte da altri, si possono modificare con l'opzione remix, si può studiare i codici. Quindi Scratch è un linguaggio di programmazione che possiamo definire social. Allora, giusto per inquadrare dal punto di vista storico come è nato tutto questo, se avete mai letto il libro Hackers di Stephen Levy, gli spiega che la cultura informatica è nata all'MIT all'inizio degli anni, circa negli anni 50, per poi diventare praticamente commercialmente molto redditizia con i prodotti targati Apple, in genere quei primi home computer. Qui in Italia ci siamo arrivati un po' dopo, perché noi ci arriviamo sempre un po' dopo. Per la maggior parte di noi, almeno che ha sui 40 anni, l'introduzione all'informatica è arrivata con il Commodore 64, forse con il Commodore VIC-20 prima, con le prime trasmissioni di Piero Angela nella RAI. Per noi, almeno per quelli della mia età, la programmazione è stata qualcosa che abbiamo preso in via da autodidatta, però in realtà è qualcosa che si potrebbe anche insegnare, oppure che si dovrebbe insegnare. E attualmente, se avete sentito il rinnovo dei programmi scolastici della scuola, che in realtà doveva essere annunciato ieri ma non è partito, si parlava di fare un'ora di coding a scuola obbligatoria dall'inizio di quest'anno, come già avviene in Inghilterra e da anche molti anni in diverse altre nazioni. Qui ci si chiede allora qual è il linguaggio migliore per insegnare l'informatica ai bambini. Nel 2014 è ancora una materia l'informatica, la programmazione, che è adatta ad essere appresa per via autodidatta? Allora, il primo a chiedersi queste cose, o perlomeno il primo che noi sappiamo, è stato il professor Papert, che era un matematico, un informatico e un pedagogista che al MIT negli anni 60 ha inventato il logo. Lui per un po' ha lavorato anche in Europa con Piaget, che è un famoso pedagogista che è stato... Questo è molto conosciuto dai docenti anche italiani. Poi, quindi, probabilmente lui come informatico si è portato dentro delle idee e poi le ha utilizzate con il logo. Poi conosciamo anche Wirt, che è un informatico svizzero, che è l'autore e il creatore del linguaggio Pascal, che è un linguaggio creato a fini didattici, che è stato insegnato nei nostri istituti tecnici, soprattutto negli anni 80 e 90. Allora, il Pascal, contrariamente al Basic, o perlomeno al Basic che abbiamo imparato nel Commodore 64, era un linguaggio che dava un'impostazione, cioè
nel senso si doveva riflettere sul problema, mentre col Basic praticamente si cominciava a scrivere e poi c'erano delle, il go-to che era, diciamo così, un comando che nel Pascal è stato inserito molti anni dopo e anche con, riflettendoci molto sopra, il Pascal era proprio un linguaggio perché si potesse imparare l'informatica e la programmazione informatica in maniera, diciamo così, avendo un metodo chiaro. Pascal è uno degli ispiratori di Scratch perché abbiamo i blocchi, i cicli, i blocchi di comandi, la dichiarazione delle variabili che è fatta su un, a parte, però effettivamente c'è, e quindi molte caratteristiche di Scratch ricordano molto da vicino il linguaggio Pascal. Gli sprite in Scratch, i personaggi, vengono mossi tramite comandi di movimento che sono sia in inglese sia in italiano. Fai 10 passi, ruota di 50 gradi, fai altri 10 passi, torna indietro e così via. Tutto questo praticamente è stato ripreso dal linguaggio Logo, che si poteva usare nei computer, un computer negli anni 80 o anche prima, e per i più fortunati si poteva utilizzare anche con la tartaruga vera e propria, cioè far disegnare cerchi, linee da un piccolo robot che era collegato, credo, con una RS-232 all'epoca. E questa è la schermata della geometria della tartaruga che alcuni, anche insegnanti italiani, hanno insegnato nelle scuole elementari e medie negli anni 80 e nei primissimi anni 90. La programmazione di Scratch è per lo più visuale, cioè si trascinano e si rilasciano blocchi che hanno forme e colori diversi. Stesso colore dei blocchi significa stesso tipo di comando, appartenere alla stessa famiglia di comandi. Solo i comandi compatibili si incastrano tra di loro. E questo non può non ricordare i mattoncini della Lego, nel senso che solo i mattoncini che hanno delle dimensioni e delle forme compatibili si possono attaccare tra loro. Questo probabilmente è dovuto anche al fatto che l'autore effettivamente è un consulente della Lego. Scratch insegna due paradigmi di programmazione, la programmazione imperativa e la programmazione ad eventi, perché ci sono i comandi di quando parte il programma fai questo, oppure quando viene premuto il tasto X fai quell'altro, e questo è ripreso come, diciamo, filosofia da Smalltalk. Infatti la primissima versione di prova di Smalltalk è stata scritta in una variante dello Smalltalk che si chiama Squeak ed è ancora è open source ed è ancora comunque attiva. Poi credo che per motivi di portabilità l'hanno fatto sotto Adobe Air. Scratch è diffuso anche in Italia, oltre che nel Coderdojo, però è stato praticamente il Coderdojo che in Italia ha portato a una maggiore conoscenza di questo linguaggio. E qui introduciamo il Coderdojo. Allora, il Coderdojo è un movimento internazionale nato nel 2011 in Irlanda da parte di queste due persone. Alla sinistra c'è James Welton, che era uno studente che si diceva, ad un certo punto diceva, ma se un bambino vuole giocare a calcio va al club di calcio dopo la scuola e impara a giocare a calcio, se un bambino vuole imparare a suonare uno strumento musicale può trovare qualcuno che gli insegna a usare a suonare uno strumento, ma se un bambino vuole imparare a costruire un videogioco come fa, se un bambino vuole creare un sito web come fa, non può farlo. E allora si è pensato bene di creare questo vero e proprio club dopo scuola per bambini, all'interno del quale introdurli a varie tematiche tecnologiche, che può essere appunto dalla costruzione di un'app al sito web. La cosa bella che hanno fatto è stata iniziare con un approccio molto aperto per quanto riguarda la costituzione dei Coderdojo, che si sono diffusi in maniera molto rapida in tutto il mondo proprio per il format estremamente flessibile, e tra l'altro in Italia ne sono stati aperti parecchi. Di recente il Coderdojo ha, diciamo, Welton, Billiao e i primi che hanno fondato il Coderdojo hanno creato una fondazione, la Hello World Foundation, pensata per tutelare il nome e in qualche modo potersi porre come cappello che garantisse che il Coderdojo è fatto in un certo modo. Il termine Coderdojo indica sia il movimento internazionale che le persone che fanno l'attività del Coderdojo,
e di fatto un coder dojo è un'attività estremamente libera per i bambini, che ha delle caratteristiche particolari. La prima è che deve essere totalmente a partecipazione totalmente gratuita, ovvero i fondatori del movimento e chi ci partecipa crede nella totale accessibilità di questa, diciamo, di questa iniziativa, e quindi non si possono far pagare i bambini per insegnargli a usare queste tecnologie, ma il movimento è totalmente gratuito. Per questo motivo chi coordina il movimento, cioè chi istituisce un coder dojo, lo fa solitamente su base volontaria. Sostanzialmente i coder dojo, proprio per questa flessibilità, si sono strutturati in varie forme. C'è la forma più vicina al movimento irlandese, che è il club, quindi il bambino viene in un ambiente dove può incontrare suoi altri coetanei appassionati di tecnologie e delle figure più adulte, i mentor, in grado di aiutarli a costruire il loro progetto, quindi il bambino ha già un progetto e vuole realizzarlo. Ha delle altre forme, come può essere più simile a quelle che ci sono qua in Italia, che sono invece delle attività didattiche dove i bambini sono introdotti a queste tecnologie e poi vengono lasciati liberi di costruire quello che vogliono. La cosa importante comunque è la totale gratuità e la base volontaria su cui si muove tutto il movimento. Appunto, durante il corso, durante il coder dojo, utilizziamo prevalentemente Scratch, si prediligono gli strumenti open source, ovviamente si predilige tutta la cultura collaborativa e quindi si stimolano anche i bambini a collaborare tra di loro, e quindi appunto anche l'incontro di oggi è incentrato su Scratch. Non c'è questo vincolo a livello di coder dojo, nel senso che in molti altri coder dojo in Italia e nel mondo i bambini sono avvicinati a JavaScript, Python, Arduino, Raspberry e tantissime altre cose. L'idea è sempre però quella di mantenere degli incontri estremamente vicini a quello che può essere l'attitudine del bambino. Cioè, se il bambino, quando viene un coder dojo, viene lasciato estremamente libero di partecipare nella misura in cui lui ritiene di voler partecipare. Questo è molto bello perché stimola molto la creatività dei bambini, anche durante il coder dojo, che alla fine di un coder dojo, che tipicamente dura 2-3 ore, un incontro, i bambini sono in grado di costruire dei veri e propri videogiochi così come loro se li sono immaginati, e quindi non ripetere un tutorial che noi gli proponiamo, questo lo facciamo magari per la prima metà dell'incontro, ma poi i bambini sono liberi di aggiungere, costruire e utilizzare Scratch come ritengono opportuno. Appunto, l'unica regola del coder dojo è above all be cool, cioè prima di ogni altra cosa divertitevi. Non ci piace il bullismo, non ci piacciono i bambini che vogliono fregare, vogliono prendere le scorciatoie. La cosa più importante è divertirsi, stare insieme e quindi anche introdurre una certa, prima dicevo, cultura della collaborazione, ma che poi aumenta anche la creatività quando ci si contagia. Anche perché una cosa proprio per cui è nato il coder dojo era questa, di mettere in contatto bambini che hanno questa stessa passione nei confronti della tecnologia, questo stesso desiderio di usare il computer per costruire qualcosa. Sì, come vi spiegavo, un incontro è abbastanza autoconclusivo nella modalità con cui noi proponiamo il coder dojo, quindi durante un incontro, per esempio, noi proponiamo un tutorial per imparare con Scratch a muovere un topo all'interno di un labirinto. Ok, quindi gli insegniamo qual è il concetto di collisione, il concetto di movimento, come possono utilizzare i blocchi di Scratch per fare questa cosa. Questo lo facciamo in un'oretta e mezza, poi dopo la sacrosanta pausa merenda, perché un coder dojo necessita di energie, quindi noi e i bambini dobbiamo fare merenda, i bambini vengono lasciati liberi di aggiungere cose e allora possono nascere dei labirinti con dei passaggi segreti e tante altre cose del genere. Per quanto riguarda i coder dojo che proponiamo noi, l'unico limite di accesso è il fatto che il bambino porti con sé un computer, nel senso che noi
siamo dei volontari, non c'è un'associazione dietro a Coder Dojo, quindi non forniamo materiale. L'importante è che il bambino porti un computer, se non lo trova proviamo a procurarlo noi, appunto, su cui installare Scratch. Tra l'altro da poco è uscito anche Scratch per iPad, per chi non lo sapesse, quindi in realtà potrebbero anche portare un iPad. Una merenda, nel Coder Dojo di Padova cerchiamo di fare la merenda comune, quindi i bambini anche durante la merenda sono incentivati a stare insieme, non è che io mi porto le fonzi e quindi mangio meglio di te che hai la mela, ma le mettiamo insieme e cerchiamo di creare un momento conviviale anche durante la merenda. E per una questione di assicurazione chiediamo ai genitori di fermarsi durante l'incontro e stare là, sia per una questione assicurativa sia perché riteniamo importante che i genitori stiano al Coder Dojo a vedere cosa succede, perché poi a casa, quando il bambino riprenderà in mano Scratch, siano in grado di affiancarlo, stargli vicino e sostenerlo nella maniera opportuna. Anche perché, appunto, una cosa che succede al Coder Dojo, che forse non ho detto bene, è che ci sono queste figure chiamate mentor, che siamo noi fondamentalmente, degli adulti, che non sono banalmente degli esperti di informatica, per niente, anzi un mentor può anche non sapere niente, un H di informatica, se ce la fa un bambino di 6 anni, viva Dio, ce la può fare veramente chiunque, secondo me. L'importante per il mentor è l'approccio con cui si sta vicino al bambino, è il modo in cui ci si relaziona, quindi un approccio molto propositivo, cerchiamo di non spiegare noi al bambino come si fanno le cose, ma di lasciare che le scopra lui, cerchiamo di incentivarli anche a provare le cose, cioè provare per errore, cioè nel senso, per noi che il bambino sbagli e che il topo superi tutti i muri del labirinto senza andargli addosso non ce ne frega, l'importante è che il bambino si renda conto che il topo non dovrebbe comportarsi così e quindi cerchi una soluzione. Quindi per noi sbagliare non è un problema, appunto, anche questa è una cosa che cerchiamo di insegnare durante il Coder Dojo. In Italia ce ne sono veramente, sono nati come funghi nell'ultimo anno e mezzo. C'è un sito, Coder Dojo Italia, in cui cerchiamo di recensire tutti i Coder Dojo, e c'è un Google Group dove chi vuole aprire un Coder Dojo può entrare e avere sostegno. Per aprire un Coder Dojo bisogna, diciamo, l'unica cosa formale da fare è andare sul sito internazionale e registrarsi lì. Questa è l'unica cosa da fare. I destinatari possono andare dai 4 ai 17 anni, perché ovviamente con i bambini più piccoli si possono fare un sacco di attività unplugged, cioè senza l'uso del computer, introdurli ad alcuni concetti della programmazione senza bisogno di usare il computer, con attività molto divertenti e banali. Noi ci rivolgiamo ai bambini dai 7 ai 12 anni perché usiamo Scratch fondamentalmente finora. Chiediamo ospitalità gratuita che ci viene fornita da spazi di coworking, istituti scolastici, biblioteche. E il movimento è cresciuto talmente tanto che quest'anno alla Maker Faire avremo uno spazio dedicato proprio a Coder Dojo Italia, e proporremo vari workshop a ripetizione. E qua in Veneto, a Padova, siamo nati il 15 febbraio di quest'anno, a Fossol il 22 marzo. Ci piacerebbe capire se ci sono altre iniziative simili in Veneto, perché parrebbe che anche a Montebelluna dovrebbe partire proprio adesso a settembre un altro Coder Dojo, e non sappiamo a Verona. Queste sono due foto dell'evento: a Fossò si tiene all'interno della biblioteca comunale, mentre a Padova siamo andati al Talent Garden, adesso siamo prevalentemente al Talent Lab, che è un altro spazio che non so se conoscete, che c'è a Padova, con dentro Fab Lab e altre cose simpatiche. Ci sono due siti su cui, se volete, potete andare a scoprire altre informazioni, anche se penso di avervi detto veramente tutto. Noi siamo stati, io sono Giulio Bonanome, lui è Andrea Ferraresso, la Pier Giovanna vi saluta tantissimo, e abbiamo sforato, vero, i minuti? Un po', però se avete domande o quant'altro, quello che io vi invito a fare è venire a un Coder Dojo, vedere come funziona, divertirvi e tornare a casa a fare videogiochi con Scratch. E se avete domande, se volete fare un Coder Dojo, qualcuno di voi vuole fare un Coder Dojo? No. Troppo diretta.
C'è una domanda, vai. Sì. Comunque è una tecnologia chiusa. Sì. E voi prima avete detto che state cercando di dare più accento su una tecnologia aperta. Le due cose non vi vanno un po' a collidere. Dunque, diciamo che Scratch è una tecnologia chiusa per quanto riguarda lo sviluppo, perché è il MIT che lo porta avanti, ma non viene sviluppato in maniera chiusa, cioè nel senso si può partecipare allo sviluppo, però non so francamente dirti in che termini, cioè non so se ti danno il codice sorgente e cose del genere. Sì, diciamo. Sì, allora diciamo che al bambino questa cosa non passa, perché per come funziona Scratch e la community di Scratch, adesso non ho la connessione quindi non riesco, però potrei connettermi. Sì, 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 allora. Sì, sì, ma lui a 16-17 probabilmente ha smesso di usare Scratch, ti spiego, Scratch è un programma fantastico, non è che ci sviluppi chissà che tipologia di programmi, fai programmini in Flash fondamentalmente, questo è quello a cui serve. Per come funziona la community di Scratch, l'accento viene messo sul fatto che il bambino può navigare i programmi, l'eseguibile, il programma fatto e finito, giocarci, fare tutto quello che vuole, e poi ha un pulsantone gigantesco con scritto guarda il codice all'interno e remixalo, cioè non c'è il fork, c'è il remix, e aggiungi cose, estendilo, c'è l'albero che ti mostra, come su GitHub, che ti mostra l'albero dei fork, ti mostra l'albero dei fork. Quindi l'accento viene molto spinto il concetto di apertura del codice, il codice con cui è stato fatto il programma in Flash. Quello che ci sta sotto effettivamente non è aperto, ma io presumo che il MIT l'abbia fatto per la semplicità di installazione e di accesso di questo prodotto. Francamente non so dirti, penso che probabilmente ne discuteranno anche loro. L'idea comunque è che tu spingi la cultura del ho un programma e posso vedere come funziona. Questo è il concetto, cioè nel senso non è questo quello che vede il bambino quando va su Scratch, ma è il programma fatto e finito e può vedere come il codice sorgente del programma. Quindi diciamo, se poi il bambino cresce e ti chiederà, a 16 anni probabilmente ha già smesso di usare Scratch, a 16 anni, 17 anni sta usando Python o quant'altro. E... No, c'è un corso di Python mirato a bambini di 14-15 anni, quindi... Sì, no, ottima osservazione, però è appunto purtroppo una domanda da fare al MIT, nel senso io credo che l'abbiano fatto per una questione di accessibilità del prodotto. Se dobbiamo chiudere, altre domande fuori con una birretta. Grazie.